prima che Boeri vada via, se ci può dire qualcosa riguardo a quello che succederà a questo palazzo. Io ho detto che voi avete posto un problema che è un problema gigantesco per Milano. L'anno scorso in campagna elettorale avevamo provato a dire quanti sono gli spazi uffici vuoti a Milano. Avevamo fatto un calcolo di circa 850.000 metri quadri, che sono circa 30 pirelloni, tanto per dare un'idea. Quindi questo è uno dei 30 signori che girano per la città senza avere un ruolo, senza avere un'identità. E questo è un problema che questa amministrazione vuole assolutamente cercare di affrontare. Tra l'altro, come voi sapete meglio di me, ci sono città vicine dove questo problema è stato affrontato. È stato affrontato a Rotterdam, è stato affrontato a Berlino, è stato affrontato a New York, con delle forme molto varie, ma tutte che avevano un po' il denominatore comune del fatto che si costruiscono delle agenzie, che poi diventano in alcuni casi delle fondazioni, che riusano temporaneamente questi spazi, e molto spesso lo fanno in accordo con la proprietà, perché la cosa paradossale, diciamocela, è veramente paradossale, che a volte i proprietari che non riescono a valorizzare un immobile vedono delle forme legate alla creatività culturale anche in modo positivo. Ci sono dei casi a New York, ci sono ormai molti casi di questo tipo, e l'amministrazione si offre come garante di questa situazione. Quindi io penso che questa sia la strada giusta, e tant'è che ho detto, secondo me, uno dei tre grandi scopi di questa officina è far sì che si apra questa strada anche a Milano, che quindi si individuano degli spazi, ce ne sono moltissimi, sfitti e invenduti, e che vengano messi a disposizione della città e della vita culturale, ma anche della vita sociale della città, perché questo è un passaggio molto importante nella vita civile di Milano. Perché è una cosa che bypassa se stesso, no? Una cosa soffre. Macao autoimpara da se stesso, autoevolve, crea nuove cose, che è già quello che facevamo ieri è obsoleto rispetto a quello che faremo domani. Il primo punto di quello che volevo dire è già stato bypassato, cioè il primo punto era, secondo me dobbiamo rimanere qua, e già abbiamo deciso stanotte di rimanere qua, e già si parla di città, viaggianti, quindi già il problema, sappiamo che tra qualche giorno il problema di dove andiamo, ci spostiamo, stiamo qui o andiamo in un altro posto, già sarà bypassato, perché possiamo muoverci. Cioè, questo è il bello di Macao, per quello che non può essere ingabbiato. Stiamo progettando, ma qui la progettazione è una progettazione pratica. Le strutture che comporranno poi i moduli della futura Walking City Macao Mobile. Walking City. Prendiamo le case, non prendiamo cose già pronte. Se ci arrivano bene, però non è che prendo le roulotte e le metto là, no. Se qualcuno me la dona, va bene. Però intanto prendiamo la legna, prendiamo le ruote, ci costruiamo la struttura e iniziamo a costruire le varie case, strutture mobili. Così i tavoli saranno mobili, i workshop saranno mobili. Scendiamo, arriviamo nelle piazze, apriamo e diamo la possibilità a tutti. E non ci tolgono. E se ci dicono di sgombrare, spostiamo, abbiamo le ruote e ce ne andiamo un po' più là. Punto fine. Questo è Macao. Il primo modulo che faremo sarà sicuramente il nostro modulo logistica, cioè deve essere il cuore nevralgico da cui si possano coordinare tutte le azioni per poter creare altri moduli che saranno abitativi, che saranno i tavoli di lavoro, che saranno la segreteria, che sarà l'info point, che sarà la cucina, che sarà il magazzino, che sarà quello che sarà. Un teatro viaggiante, quello che vogliamo, un cinema viaggiante, quello che vogliamo. Qui, per esempio, rispetto all'ex Ansaldo, alla proposta dell'ex Ansaldo, che è un contenitore, Macao può anche riempire quel contenitore, ma con una sua rappresentazione formale e non sostanziale. Questa cosa qui, all'ex Ansaldo, muore. Basta, solo questo volevo dire. Ah, un'altra cosa, è arrivato un messaggio. Allora, l'orchestra degli studenti del Conservatorio di Milano, Verdi, ci fanno questa proposta, vogliono venire qui domani in 100 a fare un concerto. Dobbiamo prendere una posizione, cioè se sti
processi di democrazia dal basso sono legittimi in un'ottica di recuperare spazi, restituirli alla città e cambiare un attimo il modo in cui viene trattato questo processo, capendo effettivamente se la carta costituzionale ci sta coprendo o no e capire se il sindaco si mette in gioco su questa cosa. Credo che sia importante pensare al rapporto con le istituzioni in questo modo. Ci rapportiamo con loro se loro cedono sovranità, se loro si trasformano e se con questa trasformazione cambiamo il modo di fare arte e anche e cambiamo anche le nostre città. Volendo, noi andiamo da Boeri, accettiamo le sue proposte, andiamo all'Ansaldo. Macao diventa il centro di arte e cultura più grande della storia dell'umanità. Ma tutta la parte umana, vera, genuina, quella roba che c'era qua dentro, il famoso mondo diverso, il famoso nuovo sistema, ce lo portiamo! Non dobbiamo porci in una situazione antagonista. Radicale sicuramente sì. Siamo qua perché abbiamo nei nostri ragionamenti affrontato il discorso di costruire, essere un processo costituente di nuovi modelli istituzionali, questo anche c'è scritto. Vuol dire che stiamo in questa cosa che facciamo insieme ridefinendo le regole, trovandone di nuove che siano condivise e che potranno essere rimesse in discussione ancora nel momento in cui verranno percepite come non più adeguate. Volevo dire, il metodo Macao che abbiamo sperimentato in questi giorni è stato partecipazione, condivisione e confronto. L'invito che faccio è a tutti quanti a sostenere la decisione che è stata presa da questa assemblea, anche se ognuno di noi ci è arrivato con idee diverse, perché è quello che abbiamo fatto in questi giorni ed è importante che questa cosa continui assolutamente. Io penso, e non so se non sbaglio, sono qui anche ad ascoltare, non solo a dire delle cose, che l'esperienza che voi avete provato a mettere in campo ha proprio anche il tentativo di scrollare le persone, di scrollare la città, cioè di provare a pensare che l'uscita dalla crisi per quello che si è determinato è proprio anche un cambiamento di valori, di cultura, che sia in grado cioè di proporre anche degli altri elementi che rimettono al centro le persone, il diritto e il lavoro come un diritto che permette alla persona di realizzarsi e di affrontare anche una situazione diversa. A me pare che questo è il processo che abbiamo di fronte. Io penso che non è un processo semplice, ma che deve essere in grado di produrre degli elementi di cambiamento. Noi pensiamo ad esempio che le politiche di questo governo vadano radicalmente contrastate. C'è bisogno di cambiarlo questo governo, c'è bisogno di mettere nelle condizioni le persone di poter scegliere anche nuove indicazioni. Quello che io vi posso dire è che la FIOM è al vostro fianco, è disponibile assieme a voi a discutere e c'è bisogno di contrastare un attacco ai diritti, al lavoro e da un certo punto di vista, se ci pensate, anche alla cultura, all'idea pubblica che non ha precedenti. Sembra soprattutto l'impressione di giovani e soprattutto di gente che per pochi interventi che ho potuto sentire, di persone che si stanno interrogando in modo anche critico su come uscire da questa crisi e che tipo di contributo autonomo dare. Macachi, come si dice? Ma quelli del Macao sono i Macachi.